Pierluigi Rossi, guardando il suo ultimo lavoro, dalle calorie alle molecole, siamo sicuramente di fronte ad un cambiamento, diciamo, di prospettiva? In questi ultimi anni la scienza dell'alimentazione è diventata da Cenerentola della scienza medica a principessa. Nessun settore della scienza medica può fare a meno della nutrizione. È un orizzonte nuovo, un orizzonte dove la scienza sta portando tutti noi. Il corpo umano non utilizza le calorie per vivere, il corpo umano utilizza energia chimica, che è l'ATP, adenosin trifosfato, per farci vivere. Il vero cambiamento quindi sarebbe addio alle diete, quelle tanto pubblicizzate da ogni mass media. Ciascuno ha il suo corpo. Se io e lei mangiamo lo stesso cibo, lei avrà il suo intestino, avrà il suo metabolismo, il suo profilo ormonale e io il mio. Quindi sulla tavola il cibo è uguale per tutti come composizione chimica, in carboidrati, in lipidi, in proteine e altri minerali e altri nutrienti, mentre il corpo ognuno ha il suo. Quindi prima conoscere il corpo e poi scegliere il cibo. Quindi non esiste una dieta uguale per tutti. Perché ogni volta che noi mangiamo il nostro sangue cambia. Noi siamo diversi rispetto a quello che eravamo prima. Pertanto se lei mangia un piatto di pasta asciutta e io mangio un piatto di formaggio, mangiamo tutte e due 300 calorie, ma lei avrà nel suo sangue il glucosio, la glicemia, l'insulina, che è l'ormone dell'accumulo del grasso e della fame. Io nel sangue avrò i grassi e gli aminoacidi, quindi due sangue completamente diversi, due profili ormonali completamente diversi in base a quello che abbiamo mangiato. Accumulo dei grassi, dice, quindi obesità. Tra l'altro siamo un popolo obeso, questo sicuramente, in base ad alcuni dati. Soprattutto nei bambini. I bambini ormai siamo arrivati quasi al 36-37% di obesità infantile. È veramente una tragedia, è una epidemia che colpisce la nostra infanzia in Italia. L'accumulo di grasso non è solamente quello che si vede, che è l'obesità anatomica, ma anche l'obesità cellulare, cioè una cellula può diventare obesa quando ha al suo interno un eccesso di acidi grassi saturi. Quindi l'obesità cellulare precede e condiziona l'obesità anatomica e può interessare anche persone magre oppure addirittura normopeso. E veniamo appunto alle molecole. Siamo di fronte a una nuova teoria che poi deve diventare pratica. Ecco, per combattere anche l'obesità. La prima molecola che dobbiamo prendere conoscenza e prendere in considerazione è l'ossigeno. Ciascuno di noi dovrebbe respirare 350-400 litri di ossigeno al giorno. Per ossidare un solo grammo di grasso occorre ben 2 litri di ossigeno. Il 40% delle persone in Italia hanno dimostrato che non sanno respirare. Una carenza di ossigeno significa essere come una candela sotto la campana di vetro che si spenge quando l'ossigeno non c'è. L'altro punto fondamentale è il carico giornaliero dei carboidrati, quindi dopo l'ossigeno i carboidrati. Quando mangiamo i carboidrati la glicemia aumenta, la glicemia postprandiale viene definita come picco glicemico, il picco glicemico trascina sempre su l'insulina e l'insulina è l'ormone del dopopasto che fa accumulare e fa venire in prospettiva molto grasso, ha la sensazione della fame e soprattutto un eccesso di insulina può predisporre, oltre che all'obesità, a instaurarsi condizioni che portano al diabete. Il primo consiglio che darei? Il primo consiglio è comandare questa mano che porta il cibo dal piatto alla bocca. Significa conoscere quello che noi stiamo mangiando. Non delegare agli altri, ai farmaci o ai medici ciò che puoi fare te attraverso la conoscenza. E siamo alla prevenzione anche di quelle che possono essere le patologie, giusto? Assolutamente, perché la conoscenza è salute e l'ignoranza intesa come non conoscenza è malattia. Il consiglio principale è quello di mangiare per l'80% alimenti che provengono dal mondo dei vegetali, quindi la verdura, la frutta, i cereali, i legumi, l'olio extravergine, tutto quello che viene dal mondo della terra e il 20% dal mondo degli animali, riducendolo e con grande attenzione alla dose giornaliera però dei carboidrati, perché se noi mangiamo un eccesso di carboidrati noi andiamo incontro ad un aumento della glicemia e dell'insulina, che è l'ormone appunto dell'accumulo e della continua fame. Ma saremo in grado di cambiare la nostra cultura rispetto al cibo? Noi dobbiamo liberarci dal cibo televisivo, dobbiamo liberarci dal marketing, cioè noi dobbiamo cominciare a pensare, perché mangiare è pensare. E mangiare è anche un atto ambientale, perché attraverso le nostre scelte noi condizioniamo il paesaggio agricolo, il paesaggio alimentare, quindi la nostra agricoltura, oltre che la nostra salute. E questo è il vero cambiamento.
Il cambiamento è un cambiamento epocale perché sta crollando non solo nella politica e nell'economia, ma anche nella scienza, e interi capitoli di clinica medica vanno completamente riscritti. In particolare noi dobbiamo stare molto attenti al nostro intestino, perché è l'organo più affaticato della nostra società attuale, basata prevalentemente su alimenti composti con la farina. Questi alimenti composti con la farina contengono una quantità di glutine decisamente alto, che danneggia i villi intestinali, compromettendo l'assorbimento e la digestione degli alimenti. E l'intestino è l'organo veramente in cui si hanno disturbi e patologie sempre in costante aumento.